Ciao ragazzi, mi sto preparando, mi sto riscaldando perché rifaccio una di quelle challenge che facevo sempre quando ero a New York, ovvero il trucco in tot tempo. Ho deciso di fare in 10 minuti, l'ho presa larga. Una volta facevo anche 3-5 minuti, ma era veramente trucchi tipo pum 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 pum. In 10 minuti proverò a fare un trucco completo. Di solito non lo faccio perché a me piace truccarmi, prendermi il mio tempo, cioè o mi trucco bene, sto lì e passo mezz'oretta davanti allo specchio o non mi trucco, cioè infatti la gente che mi vede in giro, soprattutto quando porto Grace all'asilo, mi vede sempre struccata, perché non ho problemi ad andare in giro struccata. Però oggi vediamo un pochino in 10 minuti cosa riesco a fare. Uno degli errori principali quando si ha poco tempo la mattina è non avere già chiara l'idea di cosa si vuole fare o avere 1000 prodotti sparsi e poi magari stiamo lì 10 minuti, dov'è? Dov'è il mascara? Non mi ricordo più dove l'ho messo. Quindi io mi sono già preparata, dico la verità, una decina di prodotti, probabilmente non li userò tutti perché non avrò tempo, ma vediamo un po' cosa riesco a fare. Quindi bando alle ciance, timer, mettiamo 10 minuti e via. Mettiamo un po' di crema. Vabbè, adesso sono le 5 di pomeriggio, quindi in realtà potete immaginare, avevo già della crema da stamattina, ma quando mi trucco, cioè preferisco ripartire da zero, comunque o pulire la pelle o comunque aggiungere un po' di crema perché non è mai abbastanza. Poi quella di stamattina si è già assorbita. Ecco, anche la crema in testa va benissimo, andiamo ad idratare i capelli. Sono già passati 30 secondi. Ok. Fondotinta, io uso questo qui di Valentino. Vedete che sono abbronzata, vado solo un pochino a coprire le macchie qua al centro. Il metodo più veloce per me è la spugnetta. Magari non è perfetto come il pennello, ma mi permette di mettere il prodotto comunque in modo uniforme in poco tempo. Picchietto, vedete? Mi ricordo di picchiettare anche qua all'attaccatura dei capelli. Spesso me lo dimentico. Quindi perché ho sempre paura di sporcare i capelli, quindi un minimo però dentro bisogna andare, altrimenti vi fa l'effetto maschera. Ma quanto siamo? 8 minuti 17. Ok, mettiamo anche il correttore, un po' di correttore, non troppo, giusto per le occhiaie. Allora, il fondotinta intanto era il numero LA5, il correttore è il 4.5 invece. Ok, per adesso lasciamo lì che si fissi tutto bene. Andiamo a fare un minimo le sopracciglia. Io ho il microblading, però usando tante creme e maschere a me tende a sbiadire. Poi adesso da tanto che non ritocco. Ne metto poca poca. Quando faccio un bel lavoro fatto bene, ci sto 10 minuti solo sulle sopracciglia di solito, e uso più prodotti, uso un gel, la matita e uso anche un pennarello. Però quando ho poco tempo salto gli altri due prodotti e uso solo la matita, giusto per dare un po' più di intensità, andare a riempire un pochino i buchetti, soprattutto appunto qua nell'angolo interno, qua davanti. Mettiamo cornetto, lo Sweetie Love. Allora, questo veramente è un prodotto facile da usare per tutte, anche le ciompissime, perché lo mettete in 3 secondi, lo sfumate. Vedete, e vi dà già intensità allo sguardo, soprattutto se amate i colori opachi, vedete, si sfuma praticamente da solo. E di solito io lo metto quasi sempre, ogni volta che lo metto mi chiedete, ma cosa, con cosa hai fatto il trucco? E di solito con lui. Aspettate, qui ad esempio, troppo prodotto, ne ho messo di più di qua che di là, quindi prendo un pennello pulito per andare a sfumarlo in modo da non portarlo su tutto l'occhio. Quanto manca, quanto manca! Dalla regia nessuno che mi aiuta, 5 minuti e 49. Ok. Prendo un po' di Mocha dalla First Love, giusto per andare un pochino a scurire la parte esterna. Vedete che presso il prodotto, quindi l'appoggio in questo modo. Allora, con la spugnetta vado a pulire leggermente, vedete? In questo modo. Mettiamo un po' di matita burro nella rima interna. Ok, e il mascara Dark Love. Avevo preparato anche l'eyeliner, ma no way, no way proprio. In questo caso metto Dark Love.
Sapete quanto manca? 4 minuti. 4 minuti? Era bugia. Passare anche un minuto sulle ciglia non è una cattiva idea, perché comunque se mettete bene il mascara, ne mettete tanto, vi apre lo sguardo, lo rende più intenso. Cioè uno dei prodotti su quali io punto di solito. Ok. Mancano 2 minuti e 43. Aspettate, qua c'era un po'. Ok. Allora, metto con il pennello quello che resta, anche un po' di ombretto sotto. Un po' di blush. E questo è Coral Garden? No, sì. Oh, certe volte anche io faccio confusione tra i nomi dei prodotti. Sulle labbra vado a mettere Dahlia. Ok, aspettate che mi guardo bene allo specchio. Io di solito la matita labbra la metto poi dopo. In questo caso non ne ho neanche una, ovviamente, di questo colore. Bello, metto un po' di matita rossa. È giusto per rendere un pochino più definito, vedete? Mi piace metterlo dopo perché sennò interferisce con la formula dello Sweet Love liquido. 24 secondi! L'ultima cosa che farei. Metterei un po' di champagnino, poco poco, per illuminare. E lo possiamo mettere anche un po' qui, sugli zigomi. Oh, ho finito! Tipo, mi sembra a scuola quando tipo sei lì che stai scrivendo l'ultima parola e ti vogliono strappare il foglio e tu dici: un attimo, se sei in ultima fila magari ce la fai. Ok, vabbè, ho capito, ho capito. Stop. Uè, sono riuscita a mettere quasi tutto. Non ho messo l'eyeliner, però a parte l'eyeliner abbiamo diversi prodotti sugli occhi. Abbiamo un rossetto bello intenso, il blush, il fondotinta, il correttore, pure la crema. Fatemi sapere voi cosa fate in 10 minuti. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione. Condividete e mettete like.